Per Storie senza tempo di oggi ho scelto un libro che viene da molto lontano, dal Giappone, pubblicato in Italia dalla casa editrice Kira Kira. L'autore è Komaku Sakai, il titolo La scatola magica. È la storia di una piccola bambina Riko che vorrebbe uno spazio tutto suo in cui giocare, mentre suo fratello, in maniera prepotente, le impedisce di farlo. Arriva in soccorso della piccola Riko la sua mamma e magicamente le trova una bellissima soluzione. Adesso occhi e orecchie a me, andiamo a leggere la nostra storia. La scatola magica. La piccola Riko stava giocando, quando ad un tratto arrivò quel mostro di suo fratello. Vattene via! Questo spazio è mio! Riko non fece in tempo ad andare da un'altra parte, che... Tutù! Qui passa il treno, disse suo fratello. E come se non bastasse, la mamma diede un calcio al suo cerbiatto. Basta, non ne posso più, cambio casa! Me ne vado in una casa tutta mia! Bene, allora trasferisciti qui. Questa sarà la tua nuova casa. Ma non è una casa, è una scatola. Ne sei sicura? La mamma tirò fuori le forbici e, zac, zac, ritagliò una porta. Zac, zac, ritagliò anche le finestre. Poi tirò fuori un pezzetto di stoffa e lo stese delicatamente sul fondo della scatola. Che te ne pare? Mi piace! Vorrei altre scatole! Vanno bene anche piccole! Non mettere via quei gomitoli di lana, mamma! Mi servono per la mia casa! Guardate tutti! Se la metto sulla sedia, la mia casa ha due piani! Ah, già! Devo appendere il lampadario, mettere le tende alle finestre, sistemare i fiori, fare il trasloco. Quante cose da sbrigare! Rico, ti aiutiamo anche noi! Tutti insieme! Oh, issa! Oh, issa! Oh, issa! Il tavolo qui, le sedie laggiù, per favore! Come dici? Ti scappa la pipì? Da questa parte! Il bagno è a piano terra! Cosa? Il coniglio dorme tutto scoperto! Oh, no! Non dovete uscire di casa! Fuori? C'è un terribile mostro! Forza, mettiamo in ordine il primo piano e poi facciamo merenda tutti insieme! Ecco fatto! La casa è finita! Oggi c'è la mia specialità! Torta di fragole! Buon appetito! Che succede? Quel mostro di mio fratello ci sta spiando! Ai ai ai! Secondo voi bambini, come termina questa storia? Che cosa vorrà da Rico, suo fratello? Provate un po' ad immaginarlo. Disegnatelo, scrivetelo ed inviatelo all'indirizzo della biblioteca Rendella. Noi provvederemo poi a pubblicare i vostri lavori. Nel frattempo, seguitemi nel laboratorio di creatività. Eccoci al nostro laboratorio della creatività. Vi piacerebbe realizzare una scatola magica come quella di Rico? Che cosa ci occorre? Una scatola come questa, più grande o più piccola. Qualcosa che serva per decorarlo, che possono essere dei pastelli, dei pennarelli, della tempera, della carta colorata o magari dei giornali, delle vecchie riviste. Un paio di forbici. E della colla. Con l'aiuto di una persona adulta create la finestra e la porta. Una volta decorata, sistemateci dentro quelle che sono le cose a voi più care e fate una fotografia e inviatela al sito della biblioteca. Noi metteremo insieme tutte le foto che sono arrivate e creeremo un post a voi dedicato. Mi raccomando, date sfogo alla vostra creatività. Io ho già cominciato.
Ciao ciao, alla prossima!